EC706 è il software dedicato al calcolo della potenza estiva. Grazie all'abbinamento con EC700 ti consente, con pochissimi dati di input aggiuntivi, di determinare tutti i contributi che concorrono al carico termico, come la radiazione solare, i carichi per trasmissione, i ricambi d'aria e gli apporti interni dovuti alle persone e alle apparecchiature. La nuova versione introduce, in alternativa al tradizionale metodo Carrier-Pizzetti, il metodo di calcolo dinamico orario secondo la norma UNI EN ISO 52016. Andiamo quindi a vedere insieme tutte le novità. I dati aggiuntivi relativi al programma EC706 sono visualizzati separatamente in apposite sezioni. Nella scheda dati di default dei dati generali, nella sezione potenza estiva, trovi i dati per la definizione di parametri quali temperature, apporti e altri ancora, in funzione del metodo scelto. Per quanto riguarda i componenti dell'involucro, nel caso di metodo Carrier, i dati aggiuntivi relativi ad EC706 sono raggruppati nella sezione potenza estiva, presente nella scheda dati generali di ciascun componente opaco o finestrato. Nel caso invece di metodo dinamico orario, le impostazioni e i parametri sono gli stessi previsti nel EC700 e pertanto risultano condivisi. Nella maschera zone locali climatizzati, nelle apposite sezioni dedicate al calcolo della potenza estiva, si potranno gestire informazioni a livello di intera zona termica, ma anche a livello di singolo locale. Dal momento che ogni locale può avere caratteristiche o apporti specifici differenti rispetto agli altri, nella scheda EC706 dati potenza estiva, l'utente potrà effettuare le opportune modifiche sui parametri che ritiene e potrà introdurre anche informazioni relative ai profili orari per occupazioni e apporti di varia natura. L'inserimento dei dati relativi al programma EC706 è a questo punto terminato ed è possibile effettuare il calcolo della potenza estiva premendo il pulsante Risultati fabbricato e selezionando la scheda EC706 potenza estiva. In essa vengono visualizzati i risultati suddivisi in tre schede: sommario zone, dettagli locali e dettagli carichi termici. Per entrambi i metodi scelti, seppur attraverso modalità e parametri differenti, sono disponibili varie opzioni ed impostazioni che arricchiscono le potenzialità di calcolo e la flessibilità del programma. Ad esempio, nel caso sia stato scelto il metodo dinamico orario, attraverso l'apposita sezione Giorno tipo si potrà decidere se effettuare la ricerca dei carichi massimi nell'ambito di un intervallo temporale, attingendo dai dati climatici giornalieri della località, oppure se addirittura definire un giorno personalizzato. Quest'ultima opzione è utile ad esempio per simulare artificiosamente condizioni climatiche particolarmente critiche. In quest'ultimo caso si potranno definire separatamente parametri quali le condizioni di temperatura e umidità esterne, avvalendosi comunque di funzionalità che agevolano la creazione di condizioni orarie. Nella prima scheda Sommario zone sono presenti due tabelle che mostrano i carichi termici complessivi rispettivamente nell'ora di massimo carico della zona o nell'ora di massimo carico di ciascun locale. Spuntando la voce intero edificio, sarà anche possibile visionare i risultati valutati nell'ora di massimo carico dell'intero edificio. Nella scheda dettagli locali, il programma riporta per ogni locale i risultati dettagliati dei carichi termici suddivisi nelle varie fasce orarie della giornata. Nella tabella vengono distinti i carichi dovuti all'irraggiamento solare, alla trasmissione termica, alla ventilazione e alla presenza di persone e apparecchiature. Nella scheda dettagli carichi termici vengono visualizzati i carichi da irraggiamento solare per trasmissione termica di ciascun locale, riferiti a ciascun componente opaco o finestrato in esso presente. Questo tipo di dettaglio è utile per individuare attraverso quali componenti si abbia il maggior contributo. Tutti i risultati di calcolo appena commentati possono essere esportati in formato RTF per poter essere eventualmente personalizzati con qualsiasi programma di trattamento testi.
L'esportazione si effettua selezionando la scheda File e successivamente il comando Esporta e scegliendo la scheda relativa al programma EC706. Abbiamo così concluso la nostra breve panoramica sul software. Sul sito di Il Clima è possibile trovare la descrizione dettagliata di tutte le funzionalità appena descritte. Inoltre è possibile scaricare la trial per poter utilizzare il software gratuitamente per 15 giorni senza alcuna limitazione. In abbinamento al software, ed Il Clima fornisce un servizio di assistenza tecnica qualificato ed efficiente, disponibile dal lunedì al venerdì senza alcun canone aggiuntivo. Da 40 anni lavoriamo al fianco dei progettisti per fornire strumenti professionali ed affidabili, garantendo così un supporto efficace grazie alla nostra esperienza. Non accontentarti di un software, scegli Il Clima.